Pronto, buonasera Milano. Sì. La San Giorgio, il direttore generale. Sì. Senta, ha provveduto? Sì, sì, ce l'ho qui all'ingresso. All'ingresso. Quando possiamo fare questo tipo di operazione? Quale tipo? Prenderla e vedere un po' più o meno quello che bisogna fare. Sì, certo, io sono rimasto d'accordo con l'altro collega, non so chi... Sì, mi ha lasciato un biglietto. Che loro si vengono a prendere questa lavatrice e finisce tutto qui. Sì, signore, guardi. Ma, no, guardi, finisce nulla. Senta, signore, guardi, lui ha detto che si veniva a prendere questa lavatrice vecchia e cercava di venderla a un altro, perché io non ne ho bisogno. A me mi dava solo, mi mandava per Natale, non so, un coso lì, un asciugacapelli, credo. Sì. No, l'asciugamano dei capelli è per omaggio. Ah. E però lei paga gli ops, no? Cosa? L'asciugacapelli? Sì. È un omaggio. Sì, ho però capito. Lei allora paga gli ops, sì. Paga i bigudini, sì. L'aria calda, sì. L'aria fredda. Comunque lui, paga tutto. Cioè, non so chi è, un suo dipendente, credo. Sì, Margiarelli. Mi ha detto che basta che lei mi faccia trovare una lavatrice, anche con qualsiasi marca, e poi la togliamo noi. Che ha fatto trovare lei? Una Ignis ho trovato. Ma ha tolto? No, ho cercato, ma non si toglie, comunque. Allora, vabbè, poi proviamo noi. Senta, allora penso che le veniamo a portare giù anche il frigorifero. No, non mi occorre il frigorifero, guarda signora, a me non mi occorre nulla. Forse ci siamo capiti, a me non mi occorre nulla, io già ne ho parlato diverse volte. Ma senta, allora mi faccia capire come, sì. Come vi siete messi d'accordo. No, il signore mi ha detto, visto e considerato che non ho bisogno di nulla, che più di una volta lui ha insistito, secondo dice che io diversi anni fa ho firmato il contratto alla quale però non risulta. No, che... noi della San Giorgio facciamo il contratto ogni sì. sei anni. Sì. Di... ogni 6-7 anni. Sì, sì, però io... l'ufficio dei consumatori, sì, certo, certo. Ritiriamo la vecchia San Giorgio, sì. E portiamo la... Però guarda signore, siccome poi c'è stato un altro contrattempo, che io e mia moglie ci siamo separati, per cui lei si è presa questa San Giorgio, che è ancora funzionante, sì. Ed io sono rimasto senza lavatrice. Ma allora con l'altro collega siete rimasti d'accordo? Che lui prendeva questa vecchia e la vendeva un altro. E vi portava una nuova. No, guarda, non ne ho bisogno della nuova, mi scusi signore, forse qui ci stiamo. Io già ne l'ho fatto presente al suo collega, non so chi è, al suo personale, non so chi è, che esso sia. Non lo so chi sia, non lo Barzetti. So. Barzetti, vabbè, sarà Barzetti, io adesso non lo conosco, solo per voce l'ho sentito. Sì. Però guarda signore, cerchiamo di concludere una volta per sempre questa situazione. A me non occorre nulla per il momento non mi occorre nulla, perché devo anche trasferirmi dall'Aquila, ecco, tanti motivi ci sono. Che per caso viene su a Milano? No, per il momento no. Per Milano avevamo anche un 10% in meno. Oh, ecco. Per il momento non si sa, perché sto aspettando delle... dal Ministero dei trasferimenti per la scuola, ecco. Lei che è poliziotto? No, faccio il bidello alle scuole. Ah, tutte le scuole dell'Aquila? Esatto. Allora, per il momento ho detto non mi occorre nulla. Allora lui mi ha detto, facciamo una cosa, lei faccia la gentilezza, mi trovi una lavatrice di qualsiasi marca, non so, e me la tiene all'ingresso. Noi mandiamo gli operai e se la vengono a prendere. Ecco, esatto. E noi cerchiamo di venderla a qualche di un altro. Esatto. Ma ecco, è l'unico qui. Problema, ma dobbiamo mandare giù l'altra? Sì. No, non mi occorre l'altra, forse ci siamo ancora capiti. A me la nuova non mi occorre no. Proprio. E allora come facciamo? Cioè, noi... Cioè, loro si vengono a prendere la vecchia e basta. Ma io non so, cioè vengono a prendere la vecchia, per esempio il fono è un 8, nel 92 dovrebbe, aspetti, nel 88, 89, 90... Io a me non mi occorre nulla, signore, forse qua, io pure mi sembra che siamo italiani, a me non mi occorre nulla, forse ci siamo compresi. Sì. Per il momento non mi occorre nulla, poi quando sarà mi farò risentire dalla San Giorgio. Sì, va bene, a San Giorgio si sa quello che è. Esatto, ma io, signore, forse pronto? Qui... Pronto. Sì, pronto. Sì, pronto, mi dica. No, io volevo dirle, per sì. quanto riguarda il 92, sì. siccome lei ha questo benedetto contratto... Ma io non l'ho firmato questo benedetto contratto, signore della San Giorgio, guardi, io non ho firmato nessun contratto. Direttore. Direttore, mi scusi, signor direttore, io non ho firmato nessun contratto, io... Cioè, a me è stato questo, adesso, a me mi è stato consigliato dagli amici di prendere la San Giorgio, io in buona fede sono andato a un negozio e ho preso la San Giorgio, finito. Ma lei non l'ha preso da un concessionario San Giorgio? No, io l'ho presa da uno...
non mi ricordo chi, da un negozio di elettrodomestici. Lei, che io sua lo dico volta... subito, aspetti un attimo, sì, lei sì. L'ha preso? Sì, da Zucchero mi sembra che si chiama. No, Zucchero. Buontempi. No, Buontempi. Però io non... Buontempi, ora non mi ricordo. Buontempi. Oh, Buontempi. Ecco, esatto. Anche delle, sì, delle pecche. Sì, oh, signore, io non sapevo che questo... Io, guardi, le voglio dire questo. Io non sapevo che Buontempi a sua volta l'avrebbe comprata da 5 in Belgio. Esatto, oh, esatto, allora io se sapevo tutto ciò andavo direttamente da 5 e non da lui. Però 5 fa contratti ogni 4 anni. Oh, allora va bene. Allora io me la andavo a comprare da 5 e non da Buontempi, perché Buontempi, questa ditta qui, Buontempi, ha creato un caos enorme. Lo so, signore, però lei quando ha firmato... Che ma io non ho firmato nulla, signore, caro. No, ha firmato... Ma no, io non ho firmato, evidentemente è una firma falsa. Mignotta. Ma Magnotta, vedi, guarda, qui lui ha firmato, forse l'ha firmata lui, in buona fede, l'ha firmata lui, io però sono all'oscuro di tutto ciò, signore. Allora, mi sembra di averlo già spiegato anche l'altra volta. Nel retro c'erano 12 clausole che lei... Ma questo qui ha creato un casino questo Buontempi, perché io le faccio presente. Che quando ho preso la lavatrice la pagai 483 lire in contanti nell'81, infatti c'ho ancora la in tratte. In tratte? No, io ho pagato in contanti. In contanti, no, a lui l'ho pagato in tratte. Aspetti, no, io a lui l'ho pagato in contanti. Evidentemente lui l'avrà pagato a tratte da 5 in feria. Però io a lui personalmente l'ho pagato in contanti, una sull'altra, come si vuol dire? Con lui io ho chiuso subito, il stesso giorno mi portò la lavatrice io, e la sera lo pagai in contanti. Se adesso lui l'abbia pagato in contanti o no, con la ditta 5 imperi, io non ho nulla a che vedere. Sì, signore, guardi, comunque il problema è questo. Ora, questo contrattino che lei ha firmato prevede parecchie clausole. Ma il guarda, gliel'ha spiegato come funziona? Ma a me non mi ha spiegato niente lui, però io le faccio presente che non mi occorre nulla. Senta, se no facciamo una cosa, come le devo dire più di questo? Non lo so, a me per il momento non mi occorre nulla, non è che lei mi porta una cosa, come si dice, un frigorifero. Ma il frigorifero che me ne fa? La lavatrice. Cosa? La lavatrice. Ma un frigorifero. Senta, signore, ma se lei mi porta questa benedetta lavatrice... Che... Come il frigorifero? Ma no, ma... Scusa, facciamo una cosa. Sì. Ma se lei a me mi porta il frigorifero, che cosa devo fare? Me lo spieghi, forse sono stupido, io sono molto ignorante. Lei mi spiega un po' la situazione. Allora, sentiamo. Lei, nel 1900, ad aprile, nel 1983... Beh, no, 81. 81, sì, scusi. Preso benedetta lavatrice. Benissimo. San Giorgio. Benissimo, la San Giorgio, esatto. Sì. Con il carico in piedi, con il carico su. Pronto? Pronto? Sì. Sì, la sento. È un po' disturbata. Forse la linea, sì. Senta, ha preso questa benedetta San Giorgio, si è trovato soddisfatto? Sì. Però non mi piace tutto questo giro di cose, quello che non mi piace. Un attimo le spiego. Ecco. Allora, noi davamo per la concessione dell'Aquila alla ditta Imperio a 5, la San Giorgio. Sì. Di sua volta la Ragionier 5 dava a sua volta le lavatrici, perché si vede che lui non riusciva a vendere, a questi altri piccoli negozietti. Però il discorso è questo, sì, signore, in quegli anni, nell'80, 81, 82, 83, c'è stata la campagna a favore del consumatore. Però questo io... Ecco un attimo, significa questo, lei comprava una lavatrice.